Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre TotoResi92 che vi parla e oggi andremo a vedere quelle che vedete giusto dietro di me, ovvero delle cuffie da gaming proposte da Avit. Andiamo nella video recensione. Avit è un'azienda cinese presente nel campo delle periferiche da gaming e da ufficio sin dal 1998, adesso presente in più di 80 paesi. Dopo l'introduzione da Super Quark andiamo subito sul vivo. Queste cuffie da gaming sono delle cuffie da gaming prima di tutto low budget, quindi per chi non ha molti soldi da spendere o per chi appunto è all'inizio della sua carriera da giocatore. Quali sono le caratteristiche? Prima di tutto abbiamo dei driver da 50 mm, ma soprattutto sono particolari perché hanno un motorino interno per la vibrazione con delle dimensioni di 30 mm. Poi abbiamo una classica frequenza da 20 Hz a 20 kHz, quindi una buona riproduzione di tutto lo spettro sonoro che l'orecchio umano può sentire. Iniziamo subito dai materiali e dalla costruzione. Belli. A 35 euro non mi aspettavo sicuramente questa qualità. L'unico difetto che essendo l'archetto leggermente rigido rimane sempre un lieve spazio tra la cuffia, la parte inferiore della cuffia e il vostro orecchio, questione di abitudine e di uso. Poi molto bella la pelle utilizzata per i padiglioni, è molto morbida l'imbottitura e soprattutto siccome per la scocca è stata utilizzata interamente plastica di buona qualità, non della plastica cheap, della plasticaccia che generalmente è facile trovare su prodotti di questo tipo, è una plastica lucida, bianca, molto bella anche da vedere e anche da toccare. Hanno un peso di circa 410 grammi, disposti su una superficie molto ampia e quindi la comodità, l'ergonomia è davvero ai massimi livelli, davvero non mi aspettavo un'ergonomia del genere. Il padiglione in questo caso non è orientabile, non c'è il classico meccanismo a forcella, ma una membrana e morbida pelle si appoggerà sulla vostra testa per appunto reggere le cuffie. Questo è anche più comodo perché non c'è bisogno ogni volta di regolare l'apertura dell'archetto. Dopodiché abbiamo un cavo telato lungo 2,2 metri con tre terminazioni. Ovviamente c'è l'uscita per il microfono, l'uscita per le cuffie e una USB. USB che serve per l'alimentazione perché essendoci il motorino per la vibrazione ed essendoci i LED, se non attaccherete l'USB, i LED e la vibrazione non funzioneranno. Partiamo proprio dalla vibrazione, che poi è l'aspetto per cui magari vi consiglio queste cuffie. Ovviamente è possibile attivare o disattivare la vibrazione a proprio piacimento tramite un pulsantino posto sulla cuffia sinistra. Questo effetto amplificherà tanto le frequenze basse, quindi per esempio nei giochi gli spari, le esplosioni, tutti questi effetti qui, e andrà a creare un effetto di vibrazione proprio all'interno dei padiglioni. Infatti l'azienda chiama questa modalità 4D perché oltre ad aumentare, ad avere un'altra dimensionalità del suono nello spazio, avrete anche proprio la sensazione fisica della vibrazione sulla vostra testa. Un po' difficile da spiegare senza farvelo provare, però credetemi, è un effetto molto suggestivo. Andando a parlare di audio, parliamo sia di qualità audio in cuffia sia di qualità audio registrata dal microfono. La qualità audio in cuffia è tutto sommato più che gradevole, sempre considerando il prezzo proposto. Stiamo parlando infatti di circa 35-36 euro, quindi sicuramente non ci possiamo aspettare la qualità che ci possono offrire un paio di cuffie da 200 euro, però tutto sommato le frequenze vengono ben riprodotte. Dalle prove effettuate ho percepito un po' di difficoltà delle frequenze medio-alto a venire fuori, il suono soprattutto in ascolto musicale o in ascolto di film risulta leggermente piatto. Ovviamente essendo una cuffia di gaming, l'uso va fatto principalmente in gaming e vi devo dire che giocando per prova F1 2015 sono riuscito a percepire dei suoni che altrimenti non avrei percepito, come il soffio del turbo della macchina piuttosto che gli effetti dello stridire delle gomme, davvero molto molto bene. La qualità audio del microfono invece è un po' sotto la media, anche perché dovrete veramente attaccarlo alla vostra bocca per avere un volume di registrazione adatto, anche per farvi sentire nella chat di gruppo, ma giudicatelo voi tramite questa breve clip audio. Ciao a tutti, questo è il sample audio registrato direttamente dal microfono di queste cuffie senza nessuna post produzione, quindi l'audio è quello che sentirete quando utilizzerete questo microfono. Non c'è il filtro antipop, infatti ci sono molti rimbombi, il suono gracchia leggermente, diciamo che non è il miglior audio mai sentito, però insomma stiamo pur sempre parlando di un paio di cuffie entry level da 35 euro. Molto bello l'effetto di retroilluminazione blu che, sebbene piacevole alla vista, non è invadente, quindi anche quando giocate al buio per esempio non andrà a disturbare la vostra visuale, la vostra percezione
dei colori e di ciò che sta avvenendo nel gioco. L'ergonomia e il comfort sono invece ai massimi livelli, davvero si può giocare ore, non ve lo consiglio, però se volete potete farlo, potete giocare davvero molto tempo, indossarle per molto tempo e non saranno assolutamente scomode. Grazie al padiglione Overear le orecchie non verranno schiacciate, inoltre pur essendo il rivestimento dei padiglioni in pelle non fa assolutamente sudare e non crea fastidi di alcun genere. Insomma, questa fascia di prezzo sicuramente non possiamo pretendere di più e Avit ha secondo me fatto un buon lavoro riducendo all'osso il packaging, infatti all'interno della confezione oltre alle cuffie non troviamo assolutamente nient'altro, proponendoci però dei buonissimi effetti sonori e una riproduzione più che gradevole. Per 35 euro si tratta comunque di un prodotto più che valido che sicuramente vi farà rimanere a bocca aperta e con una bellissima qualità costruttiva. Voi pensate di acquistare queste cuffie o pensate di rivolgervi ad altre marche sul mercato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se avete dubbi ovviamente siete sempre liberi di chiedere qui sotto nei commenti, io se posso rispondo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!